Cuore, buonasera, buonasera. Che si dice in quella gabbia di matti? Gridano sempre, eh? Ma no, cuore, alla fine sai cos'è? Quelli sono i baresi che sono fatti così, te l'ho già detto prima. Però voglio dire, l'importante, la cosa fondamentale è che ci curano per bene. Questo è quello che noi dobbiamo cercare da quel posto in questo momento. Non che al Miuli non ci avrebbero curato in maniera soddisfacente, assolutamente. È solo che si è pensato di fare questa piccola avventura anche per capire com'è questo ospedale, come hai detto tu l'altro giorno. Dai, proviamo, vediamo com'è. Sì, lo so che non immagino, insomma, poi sai, comunque un posto un po' così, un po', ma non che sia sporco, un po' malandato, insomma, perché comunque le strutture sono vecchie. Però voglio dire, al di là di tutto, dovrebbero essere in grado e molto più esperti per quanto concerne, insomma, la nostra situazione. Dai, un po' di pazienza, cuore mio. Vediamo di uscirne presto da lì. Ok, poi non ti preoccupare, cuore, poi dopo sarà tutto diverso. Io spero solo che possa anche venire lo statunitense a visitarci per capire il proseguo di questa nostra situazione, insomma, di quello che dobbiamo fare ancora. Avere, diciamo, una parola di un esperto di fama mondiale, visto che ne abbiamo la possibilità, perché no? Facciamo, capito cuore? Oggi è stata una giornata un po', vabbè, ma un po' indaffarata per quanto riguarda la preparazione per i pagamenti, ma niente di particolare oggi. Capito qua? L'Ante è andata alla festa oggi. È andata alla festa di Federica e alla festa di Claudio, che compiono tutti e due gli anni oggi. Quindi diciamo che è impegnata dal punto di vista delle festività. Senti, ma tu stai mangiucchiando qualcosa? Stai cercando di sforzarti un po' per mangiare? Beh, dai, cuore, io non so come sia il cibo lì al policlinico, però dai, cerchiamo di sforzarci perché sai benissimo che mangiando assorbiamo anche proteine, vitamine e quant'altro. Per uscire quanto prima da questa situazione. Adesso vediamo un po' che cosa dicono. E io credo che tra qualche giorno rifaranno di nuovo il tampone. Bisogna vedere la carica di questi batteri, quanto è alta, se era verso il finale, visto e considerato che comunque ultimamente la febbre si stava abbassando. E quindi di conseguenza può essere pure che basta giusto qualche giorno di cura e ne siamo fuori. Sì, lo so, cuore mio, che non vuoi stare là, lo so, lo so. Già lo sento proprio nel cervello, lo sento nel cervello la tua sofferenza. Ma boh, dai, un po' di pazienza, cuore, lo so che forse ti sto chiedendo tanto, però anche perché voglio dire lo spostamento è stato anche brevissimo. Lo so che non è che ci voleva una settimana per arrivare al Miuli, assolutamente. Però diciamo, stando sul posto, sai, diciamo, sono state associate diverse cose, tra cui la visita dello statunitense, insomma. Per questo, ecco perché, insomma, ti avevo consigliato più che altro di andare lì. Non ti avevo obbligato assolutamente, non ti obbligherò mai e lo sai benissimo.
Solo che avevamo fatto un po' di. Avevamo tirato un po' i, come si dice, i conti, avevamo detto forse sarebbe più opportuno il policlinico perché comunque c'era anche questa possibilità. Vabbè, un po' di pazienza, cuore, dai. Vediamo se c'è qualche. Se c'è qualche stato carino. Vediamo, vediamo. From by December. Pazzo. Io sono uno che parla troppo poco, questo è vero, ma nel mondo c'è già tanta gente che parla, 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 parla sempre, che pretende di farsi sentire. E non ha niente da dire. Vediamo una ciccia. Ogni giorno è un maestro. Scopri cosa vuol dire insegnarti. Scopri cosa vuole insegnarti oggi. Ah, quindi giovedì 9 febbraio, ogni giorno è un maestro. Scopri cosa vuole insegnarti oggi. Ad avere pazienza. Babbo cuore, questi sono gli stati di oggi. Vediamo quest'altro. Dio è vicino a ciò che è piccolo, ama ciò che è spezzato. Quando gli uomini dicono perduto, egli dice trovato. Quando dicono condannato, egli dice salvato. Quando dicono abietto, Dio esclama beato. Vabbè. Questi sono gli stati di oggi, guarda, niente di che, insomma. Vabbè, no, volevo solo che stessi un po' tranquillo, che stessi un po' sereno, perché immagino comunque la tua agitazione, la posso solo immaginare. Già da qua, già sto pensando a come stai, e la cosa non mi fa assolutamente bene, e non ti fa assolutamente bene. Dobbiamo solo essere sereni, sappiamo che dobbiamo terminare questa terapia per uscire fuori da questo benedetto virus e poi dopodiché sicuramente andremo a incominciare il trattamento per metterci in piedi. Capito, cuore? Me, voglio, dai, forza. Da. Ci sentiamo dopo per la buonanotte. Mi raccomando, non fare il lepiccioso. Che già mi immagino col muso. Oppure che entra qua, cioè che cazzo, va bene, lasciali parlare, ma che ti frega, guarda. Anzi, sono esperienze di vita, dai, prendiamola così, dai, se è possibile, prendiamola così. Va bene, tanto ne stiamo girando così tanti di ospedali che uno più, uno meno diventa relativo. Io l'importante che dico è che dove andiamo è che risolviamo i problemi che abbiamo, solo questo dico, qualsiasi ospedale del mondo, l'importante è che ci risolva il problema. Va bene? Beh, dai, ci aggiorniamo a dopo, ok? Un bacio, un cuore e un abbraccio. Ciao, cuore mio. A dopo.